Un'assemblea annuale dei soci della BCC all'Aquila per tracciare le linee dell'immediato futuro e anche per fare un bilancio dell'anno passato. L'Aquila in provincia è la sede più importante della BCC Roma. L'anno appena terminato è stato un anno complesso che ancora porta ai postumi della crisi e le banche hanno anch'esse sofferto, ma si intravede una luce in fondo al tunnel. La BCC Roma ha proseguito con successo il suo percorso e la sua azione all'Aquila, nel capoluogo di regione, confermando il suo ruolo di banca vera del territorio, vicina alle famiglie e alle imprese, per assistere la comunità ed avere anche un ruolo incisivo nella ripresa. Significativa anche l'azione sul sociale, con sponsorizzazioni importanti alle attività del territorio meritevoli di attenzione, grazie all'azione del comitato locale. Presidente, si è giunti anche quest'anno alla riunione annuale che si svolge nel capoluogo d'Abruzzo. Con quale spirito si arriva a questa data? Con uno spirito sempre migliore, perché un po' perché l'economia si sta riprendendo e poi perché qui in questa provincia abbiamo fatto molto, molto, molto di più di quello che pensavamo di fare. Pensate che abbiamo investito molto, abbiamo sostenuto le associazioni, abbiamo sostenuto le imprese e poi vediamo che qui l'economia comincia a tirare, comincia a riprendersi, insomma, a differenza anche della Marsica, insomma, evidentemente. Questa mattina venendo qui all'Aquila, sono stato anche impressionato dalle tante gru che ancora vediamo verso il centro, insomma, considerando che la periferia è stata quasi interamente ricostruita. Per noi l'Aquila è la sede più importante della nostra banca in questa provincia. Noi abbiamo anche ad Avezzano, abbiamo anche a Castel di Sangro e anche altri paesini, insomma. Siamo molto soddisfatti, i soci ci seguono, oltre a sviluppare l'attività bancaria siamo molto vicini all'attività sociale, quindi abbiamo in qualche modo investito molto aiutando con piccoli contributi, ma insomma le società, gli enti morali, le associazioni di beneficenza, le parrocchie, questo è quello che noi, il nostro bilancio prosegue ad andar bene. Quest'anno chiuderemo, come le avrà detto il direttore, con 21 milioni e 100 mila euro di utile netto. Abbiamo un patrimonio ragguardevole, ecco, questo è quello che io vorrei dire alla città dell'Aquila. Noi siamo una delle banche di medie dimensioni più patrimonializzate. Gli investimenti si fanno col patrimonio che presidia i rischi della banca. Tra l'altro, tra le attività sociali che la BCC di Roma ha espletato sul territorio dell'Aquila, anzi proprio nella città dell'Aquila, c'è anche il finanziamento alla ricostruzione del Palazzo di Città, Palazzo Margherita, sicuramente un fiore all'occhiello delle vostre iniziative. Certo, certo, finalmente sono 10 anni che noi abbiamo raccolto insieme alle altre banche di credito cooperativo 5 milioni. Di cui 1,5 milioni l'abbiamo versato noi, Banca di Credito Cooperativo di Roma. E adesso però abbiamo visto che hanno cominciato a fare qualcosa, quindi i nostri soldi sono a disposizione, a stati d'avanzamento, per la ricostruzione di questo bellissimo palazzo che poi è la sede comunale di questa grande città. Città, devo dire, perdonatemi un attimo, alla quale io sono legato in maniera indissolubile, perché qui mia moglie ha studiato, qui io il sabato venivo a riprenderla, qua i tempi belli, quando lungo il corso c'era tutto questo camminamento, insomma, tutto questo, questa gente, questi studenti, che è qualcosa, è un ricordo bellissimo, quindi spero che l'Aquila ritornerà, e ormai le premesse ci sono, a rifiorire come una volta.
La BCC di Roma in questo periodo straordinario di ulteriore crisi economica sta continuando in maniera incessante il suo percorso avviato ormai tantissimi anni fa in questo territorio aquilano, quello dell'assistenza alle comunità locali per dare somme adeguate per la ripresa economica, perché è un territorio che ha tante energie che, se ben incanalate, se supportate da una banca vicina di territorio che le conosce, possono essere espresse. Siamo in grado, insieme a una sana imprenditoria, di aiutare a ripartire il territorio con benefici ovviamente per tutto l'indotto, le famiglie per la loro possibilità di sistemarsi in una casa definitiva e le imprese per poter passare questo periodo difficile e per avviarsi verso un nuovo sviluppo. Come voi sapete, la banca si pregia di essere non soltanto un soggetto economico, spero di qualità, ma anche un soggetto sociale. In questa seconda fattispecie noi assistiamo il territorio nelle iniziative meritevoli di assistenza con delle sponsorizzazioni adeguate a consentire a associazioni che hanno magari appunto pochi fondi ma tante buone cose da mostrare, da far vedere alla popolazione. Con i nostri contributi queste associazioni sono in grado di poter andare avanti e quindi crediamo di poter dare un ulteriore stimolo al territorio anche per il supporto a queste attività non economiche ma sociali. Abbiamo un comitato locale molto molto attento e attivo, destiniamo al comitato locale delle somme ogni anno, una significativa parte dell'utile viene destinata a queste iniziative sociali e con il concorso fattivo dei soggetti del comitato locale, soggetti vicini al territorio, conoscitori del territorio, siamo in grado di intercettare queste forze sane. La BCC è attaccata saldamente alle sue radici, una banca che fa del suo punto di forza il contatto diretto con la sua gente. È stato un anno complesso, un anno nel quale ci sono stati ancora dei postumi della crisi che ormai si trascina da tanti anni. Si parla sempre di un miglioramento, però poi nella realtà le cose non sono proprio così semplici come potrebbero apparire, quindi un anno complesso, un anno nel quale le banche hanno sofferto ancora molto, però che si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Il segreto della BCC è molto semplice: restare attaccata alle proprie radici, cioè essere ancora e sempre una banca del territorio nel senso vero della parola, perché poi tutti parlano tutti cercano di dire che sono banche del territorio. In realtà essere una banca del territorio significa essere una banca che ha un contatto diretto con le persone, quindi ascolta le necessità che provengono dal territorio e cerca di dare delle soluzioni. In questo caso noi abbiamo i soci che sono il collante fra l'economia del territorio e la banca stessa.